Amici, buongiorno. Ho cambiato collocazione per farvi qualche dichiarazione piuttosto, come dire, segreta. Quindi ci vuole un pochettino di più di ambientazione, diciamo, protetta. Il mondo, tutti i media mondiali, televisione, eccetera, si sono occupati e si stanno occupando della famosa faccenda Bin Laden. Ma c'è un lato molto oscuro che penso che non aggallerà mai, non mai verrà alla luce. Io ho colto l'occasione di queste poche parole perché ho assistito, ho ascoltato ad una stupefacente dichiarazione del nostro ministro degli esteri e ripeto leggendola perché non voglio che ci sia travisato qualcosa, una parola diversa da quella che ha detto. Sentite quale dichiarazione ha fatto, quale impegno e quale responsabilità si è preso. Il nostro ministro degli esteri ha dichiarato: il terrorismo ha perso con Bin Laden uno dei suoi capi. Ma vi rendete conto cosa sta azzardando questa dichiarazione? Ma è mai possibile? Ma ne pagherà le conseguenze, se ne assumerà le, naturalmente, responsabilità. Lui ha toccato un tasto che in pochi sanno e che in pochi forse sapranno. Io pensavo di assistere a una conferenza stampa del nostro Premier, il quale avrebbe dovuto, secondo me, dire la verità, in breve. Il Bin Laden è stato individuato dai nostri servizi segreti, i famosi segreti che a capo c'è uno di Pulcinella, il nostro servizio segreti di Pulcinella. Ed è stato il nostro servizio segreto che ha provveduto attraverso due corpi speciali, i famosi pompieri di Viju e l'altro, i suonanti, i musicanti della banda Daffori, i quali, insieme coalizzandosi, sono riusciti ad individuare il covo ed a abbattere quello che era il terrorista ricercato da tutto il mondo, e soltanto l'Italia ha prevalso. Data la nota ritrosia, la abituale riservatezza e modestia del nostro Premier, molto probabilmente questo non apparirà. Ma questa, amici, è la verità vera. Arrivederci.